Ragazzi, buongiorno a tutti, eccomi qua, anche questa mattina abbiamo sfidato il freddo, sono venuto a provare 3-4 ore, il mare sta in scaduta, guardate che bello, fuori è pieno di paranze, ormai siamo alle porte di Natale e non ci resta che provarci. Prima delle feste, vediamo se riusciamo a prendere il saraghetto, qualche cosa. Pescheremo a ridosso degli scogli oggi, pescheremo con i piombi a perde, esca, seppia, e vedremo di catturare il saragotto. Niente, non mi resta che dirvi che preparo i terminali con le esche, e vediamo quello che succede, ok? Ci vediamo tra un pochino. Allora ragazzi, mettiamo un bel chicchirichì, un bel lavo dell'uno. Vediamo se gira una spigola. Una cosa impressionante. Guardate che spettacolo. Mettiamogli un po' di filolazzo. Guardate che bocconcino, raga. Guardate che spettacolo. Intanto dai, lanciamo sta canna. Vediamo se gira qualche bel pesce. Ecco fatto, due canne avevamo lanciate, calcola, sono già 10 minuti che sta a mettere già un bel vento da nord-est, da nord-ovest. Vediamo, speriamo che insalza forte forte, e se no, la piazza a corso. Allora ragazzi, niente, abbiamo lanciato le canne, sta avvertendo un bel vento teso, un bel vento forte, le canne ballano da morire, ballano da morire le canne. Vediamo un attimino, l'acqua è marrone, veramente questo maltempo c'è proprio... L'ho proprio distrutto, l'ho proprio fatto un casino. Guardate la spiaggia che è diventata, guardate. Pieno di erba, pieno di cannucce, pieno di tronchi, pieno di tutto. C'ho davvero parecchio tempo prima che si rimette in terra. Però uno ci prova sempre perché alla fine la pesca rimane sempre una passione, un divertimento. E poi può sempre succedere tutto.
speriamo di vedere un bel pesce, di vedere una magnatina, magari qualche coccodrillo, qualche spigolo. Vabbè ragazzi, dai, ve lascio, ci rivediamo dopo. Allora ragazzi, il tempo passa, il vento aumenta, che vi dico regà, è così. Il mare è torbido, non potremmo dire che ci sto a provare. Comunque ragazzi, io penso che questa oggi sia una delle ultime pescate, pure perché domani, dopodomani chiama una tramontana fortissima. Non so se prima di Natale riuscirò ad andare a pesca. Io calcolo al momento, colgo anche l'occasione di farvi gli auguri di buon Natale a tutti, che è veramente un piacere da parte mia. Ringrazio tutti gli iscritti, tutti quelli che mi seguono, tutti quelli che mi conoscono, e sono felice di augurarvi un buon Natale. Tutto qua, spero ogni tanto di incontrare qualcuno di voi a pesca, che mi fa sempre piacere, e per il resto l'importante è stare al mare e farsi una pescatina. Dai ragazzi, siamo un'altra oretta, vediamo che succede. Se passa salutiamo, dai, che vento. Allora ragazzi, e niente, la pescata è terminata, anche oggi siamo giunti alla fine. Il mare ormai sta andando sempre più a calare, la tramontana ha rinforzato fortissimo. Che ve dico, che mi sono divertito uguale, come sempre, ho sempre detto. Non mi resta che farvi gli auguri a tutti quanti di un buon Natale. Spero di andare a pesca prima della fine dell'anno, e magari ci rivediamo, se no poi ci vediamo con l'anno nuovo, ma può darsi che ce la facciamo. Per il resto, che vi dico, non mi resta che augurarvi un grosso saluto a tutti e ci vediamo alla prossima. Un grosso saluto da Sargo e alla prossima pescata. Ciao a tutti ragazzi.